Buongiorno a tutti. Apriamo questa mattina una serie di webinar, sono tre nel complesso, per avvicinare a tutti i partecipanti la realtà delle aree interne a livello nazionale, a livello di dati reali, a livello di partecipazione dal basso, cioè partecipazione alla costruzione comune. Il tentativo nasce in funzione di una collaborazione con le istituzioni, parte da una iniziativa avviata da una variabile indipendente nella vertenza più generale del Sud, che sono i Vescovi, e comunque con una possibilità di interazione molto alta, che tenteremo di amplificare e rendere operativa attraverso il forum permanente degli amministratori, ma più in generale delle aree interne. Vorrei soltanto introdurre ricordando alcune cose. La prima è la situazione che ci vede coinvolti tutti, la tragedia della pandemia, la certificazione di arteriosclerosi della politica. Sono due malattie, due pandemie che possono adesso soltanto chiedere a tutti una sorta di riabilitazione. Ma quando abbiamo delle sigle su cui giocare il destino e il futuro di certi territori che si chiamano Recovery Fund o Recovery Plan, il rischio e la tentazione qual è? Quella di tuffarsi sul bene provvisorio e quindi prendi e sopravvivi invece di prendere per rinascere. Credo che questa sia la prima indicazione che io poi rivolgerò ai protagonisti del webinar di oggi. La seconda è il fatto dell'emergenza demografica. Alla fine, più che l'economia, più che i problemi che attanagliano la società nel suo complesso, credo che l'allarme sia stato dato dalla emergenza demografica. Un po' come dire che alla fine al centro dei nostri problemi ritorna l'uomo, ma addirittura la sua presenza, più che i suoi guai. E questo mi sembra che possa essere un detonatore di speranza, oltre che un rischio sul piano sociale. Ecco, tutto quello che il governo e le istituzioni hanno messo in campo attraverso due poli importanti anche di aggregazione di sensibilità, che è il piano per il Sud 2030 e la strategia per le aree interne, hanno bisogno di sinergie. Io credo che tutto quello che adesso il forum cercherà di comporre è una filiera del dialogo, qualcosa che non è stato mai pienamente messo in campo. Tanto è vero che il tentativo del forum dovrà essere quello di aggregare l'intera dorsale appenninica attraverso i suoi racconti, le sue vocazioni, le sue identità, ma soprattutto attraverso anche una drammatica narrazione delle verità. Questo ritengo che sia molto importante per evitare quella sorta di arroganza delle povertà che ha consentito fughe in avanti per traguardi effimeri, no? Però alla fine il problema vero è che le esibizioni individuali non riescono più a garantire un'intelligenza di sistema. Ecco, questo lo faremo attraverso la partecipazione di oggi. Partecipano vescovi, sindaci, amministratori, operatori sociopolitici, imprenditori, docenti universitari, studenti. Tutto questo dovrà comporre qualcosa che possa servire alle piccole comunità, oltre che all'establishment che dovrà poi decidere le strategie necessarie. Io concludo dicendo questo. Troppe sono le comunità panda, cioè le comunità che al di sotto dei 1000 abitanti hanno bisogno di essere difese e di poter valorizzare, creare un prodotto aggiunto rispetto alle possibilità attuali. E questo sforzo deve essere evitare che queste comunità possano poi alla fine accontentarsi di diventare dei musei del tempo perduto per visitatori distratti, ma possono comporre una macchina, montando i comuni per una macchina che possa produrre e realizzare ciò che sanno fare. Ecco, tutto questo per introdurre gli ospiti di questa mattina che ci accompagneranno in un percorso che abbiamo attivato in realtà già 2 anni fa
Abbiamo intitolato Il Sud ci riprova oggi, atti governativi, analisi economica e la spinta dei giovani. Protagonisti saranno il responsabile, il coordinatore del Comitato Tecnico Nazionale per le Aree Interne, Francesco Monaco, che ringrazio. Buongiorno, dottor Monaco. Luca Bianchi, il direttore di Svimez, utilissimo in questa fase storica per poter convincersi a raccontare le verità e quindi i dati della realtà, e Gabriele Uva, che è uno studente appartenente al comitato, al consiglio di amministrazione dell'Università del Sannio, che presenterà il prodotto scaturito da una consultazione tra giovani studenti, una sorta di start-up per un futuro al sud. Ecco, io prima di dare la parola al dottor Monaco vorrei far intervenire l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, che si è posto in testa ai vescovi per le aree interne, che è diventato lentamente una sorta di movimento. Sono coalizzate in questo progetto almeno 15 diocesi del centro-sud e quindi credo che lui possa proporre almeno altri suggerimenti, altri indicatori di quello che può rappresentare l'impegno della Chiesa in sinergia e in collaborazione con le istituzioni. Prego, Monsignor Accrocca. Buongiorno, grazie Nico. Come vescovi noi ci inseriamo nelle realtà che sono realtà ecclesiali ma realtà anche sociali. Quindi vescovi delle aree interne ci dobbiamo incarnare in un territorio, in territori ci incarniamo che sono soggetti a decremento di popolazione, dove non si trova a motivo della mancanza di lavoro, che sono isolati dal punto di vista delle comunicazioni, dove tante volte fatica ad arrivare anche la fibra. Non possiamo non fare i conti con questo. E allora, inserendoci in queste realtà, ci siamo fatti carico come vescovi anzitutto della metropolia di Benevento, ma poi anche vescovi del Molise, dell'Abruzzo, del Lazio, si è agganciato anche qualcuno dalla Sicilia, ma quello che noi teniamo a sottolineare è che le aree interne non sono una questione del Sannio, dell'Irpinia, non è questione del sud, è questione di tutta la penisola. E credo che questo si dovrà prenderne coscienza, perché ci sono situazioni di deantropizzazione, zone disabitate nel Piemonte molto vaste, nell'Emilia Romagna, nella Lombardia, nel Trentino Alto Adige, dappertutto. Dobbiamo su questo riflettere e noi non vogliamo inserirci a gamba tesa in un ambito che non è il nostro, perché noi siamo pastori di chiese, ma tendiamo a suscitare un movimento vasto, un'assunzione di responsabilità, e vogliamo con questo nostro impegno dare essenzialmente degli strumenti formativi, delle possibilità ad amministratori che si trovano a confrontarsi con realtà, come dicevi tu Nico, realtà panda, molto spesso sotto i 1000 abitanti. Come si realizza un progetto, per esempio, quali strumenti, quali politiche di defiscalizzazione si possono mettere in atto per convincere la gente a non andare via, per convincere la gente a restare. Ecco, con questo cammino noi vorremmo fare un cammino per dare strumenti. Ci auguriamo, ringrazio oggi il professor Monaco, il professor Bianchi, Gabriele Uva per la loro presenza oggi qui, e ci auguriamo che l'incontro di oggi, ma il percorso che stiamo attivando, sia davvero utile per tutti, attivi delle sinergie, ci aiuti ad uscire anche dall'isolamento, a fare coagulo per avere più forza. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Eccellenza. Dottor Monaco,
Ovviamente nella funzione di coordinatore del tavolo del Comitato Tecnico Nazionale per le aree interne, l'Arcivescovo diceva una cosa molto importante: dare strumenti formativi, che è un tema, certamente. Io direi anche dare strumenti informativi capaci di poter far passare un messaggio che nasce, una strategia che nasce a livello nazionale, ma che spesso si arena in tanti meandri e non arriva ai terminali necessari e urgenti. Ecco, quindi tutto questo significa piano per il sud del 2030 e soprattutto strategia nazionale per le aree interne. Sono coinvolte già 70 aree pilota e 1060 comuni. L'informazione su questo credo che possa far scaturire la sua relazione, il suo intervento, e poi magari cerchiamo di ampliare la platea delle suggestioni attraverso le chat che possono produrre i partecipanti e che io riverserò al tavolo del confronto. Prego, dottor Monaco. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto grazie per l'invito. Un saluto particolare all'Arcivescovo, a tutti i partecipanti, ai colleghi che seguiranno, diciamo, poi nella discussione. E, sì, è vero, c'è un problema di formazione, di informazione, e c'è anche un problema di raggiungere i terminali, come è stato detto, cioè le persone che vivono in questi luoghi. Io in questo primo intervento vorrei sinteticamente illustrare il lavoro che è stato fatto in questi mesi dal governo, in particolare dal ministro Provenzano, per poi magari concentrarmi anche nella seconda parte della discussione sulle prospettive future, cioè su quello che è stato impostato e che è stato lasciato e che sarà lasciato in eredità al nuovo governo. La prima cosa che vorrei dire, se mi permettete, però riguarda un punto che è stato sottolineato anche dall'introduzione, e cioè rapportarsi a queste aree non come il museo del tempo perduto, come è stato detto, o come ama dire molte volte il ministro, i luoghi del bel tempo antico, cioè questi luoghi ameni dove rilassare le membra, il corpo e lo spirito dopo le fatiche, la produzione che si svolge in città. Noi abbiamo contrastato questo, e la strategia ha contrastato questo stereotipo fin da quando è nata. Perché noi invece crediamo che questi siano luoghi vitali, dove vale la pena vivere una vita piena, dove vale la pena costruire una famiglia, allevare i figli, lavorare, sviluppare la propria creatività, dare un contributo al paese, perché io penso, lo pensiamo tutti, insomma, lo pensa il ministro, ovviamente, lavorare sulle leve delle politiche pubbliche per immettere questi luoghi, questi territori nel circuito, diciamo, anche delle politiche nazionali che stiamo definendo, è essenziale per consentire al paese di riprendersi dopo questa pandemia e di rilanciarsi. Questo è il primo punto. Naturalmente, per fare questo abbiamo affrontato e cercato di fronteggiare i nodi che impediscono a questi territori di passare dallo stereotipo ai luoghi, appunto, dove i territori dove appunto vale la pena vivere. E i nodi essenziali sono due: il tema dei servizi di cittadinanza, l'accesso ai servizi di cittadinanza, e il tema del lavoro. Queste sono le due questioni, e lo sviluppo economico, le due questioni su cui ruota la strategia. La strategia, come sapete, è nata con l'accordo di partenariato 14-20 ed è una strategia che è stata pensata come sperimentale, nel senso che noi abbiamo voluto, il Paese ha voluto, d'intesa con l'Europa, sperimentare un modello di intervento innovativo, di intervento di politiche pubbliche su questi territori, per affrontare il tema e i problemi di questi territori, che sono problemi di accesso, di spopolamento e di carenza di lavoro. La sperimentazione ha avuto il suo tempo per esplicarsi, per esplicitarsi. Qualcuno dice, sostiene, in parte anche a ragione, che la sperimentazione forse è durata troppo, ma abbiamo sperimentato e siamo entrati in contatto con il corpo vivo di queste problematiche, perché questo metodo prevedeva esattamente di capovolgere la logica che avevamo usato nella ripartizione, nella programmazione delle risorse pubbliche fino alla strategia interna. Perché vedete, questi 1066 comuni
che sono una parte, come sapete, dei 4.000, di più dei 4.000 comuni che sono stati classificati come aree interne, cioè come comuni che soffrono questo isolamento, questa distanza dei servizi, soffrono i problemi di spopolamento. Vedete, questi comuni sono stati molto finanziati nelle passate programmazioni. Noi lo abbiamo documentato in numerosi rapporti, lo documenta anche la Svimez nei suoi rapporti periodici. Tantissime risorse straordinarie, soprattutto straordinarie, poi sul rapporto fra risorse straordinarie aggiuntive per investimenti e la parte invece ordinaria, credo che l'amico Luca Bianchi interverrà più autorevolmente di me. Ecco, tantissime risorse straordinarie sono state indirizzate a questi territori. L'abbiamo fatto il calcolo. Molte risorse, i progetti, i PIT, i patti, i PISL, i più, tantissime sigle che nascondevano che cosa? Trasferimenti essenzialmente a pioggia fatti su questi territori, usando il metodo del bando. Il bando cieco ai luoghi, un bando in cui si chiedeva a comuni fragili di partecipare anche ad una competizione per avere le risorse, mettere sull'asilo nido, recuperare diciamo, il patrimonio magari diffuso, il patrimonio culturale diffuso, intervenire sullo sviluppo economico. Ecco, noi abbiamo lasciato questo metodo che non ha prodotto risultati, anzi che ha peggiorato i tassi di spopolamento, per promuovere un metodo nuovo. E che cos'è questo metodo nuovo che ha promosso la strategia nazionale per le aree interne? È un metodo che ha voluto intanto lavorare sulla filiera istituzionale, perché chi sa che cosa fare, dove indirizzare le risorse, sono le persone che vivono su questi luoghi e quindi i sindaci, che l'istanza democratica, che ne rappresentano le esigenze. Siamo dunque voluti partire dai bisogni, attraverso una mappatura anche delle informazioni e dei dati che possiamo avere su queste aree, i dati socio-economici, i dati di caratteristiche strutturali. Guardate, questa è una delle politiche più trasparenti che noi abbiamo in Italia. Sui siti, diciamo, dell'Agenzia della Coesione, oppure sul sito di Open Coesione, che tutti possono consultare andando digitando sul computer, insomma, Open Coesione o aree interne, vedrete che c'è una batteria di circa 140 indicatori che misura esattamente comune per comune le caratteristiche socio-economiche dei comuni, la presenza di imprese, la presenza di il peso dell'agricoltura, il tema dei servizi. Noi abbiamo misurato attraverso un indicatore quanto tempo impiega un'ambulanza ad arrivare in un posto del genere nel caso ci sia un'urgenza. Abbiamo misurato nel dettaglio quante persone immigrate sono impiegate nelle aziende locali. Quindi abbiamo avuto voluto restituire intanto a chi ci vive in questi territori una rappresentazione fedele dei numeri, delle caratteristiche del territorio, per dare la palla a loro e quindi per definire, per costruire insieme a noi una visione e individuare i progetti da realizzare. Ma non è stato solo questo, è stato anche un ruolo più proattivo del centro. Noi purtroppo abbiamo vissuto e viviamo, è un problema che ci segnala più volte l'Europa, in un contesto in cui la nostra amministrazione è definita difensiva, è un'amministrazione che ha la cultura dell'adempimento, che si sente soddisfatta se applica la legge, che comunque diciamo è un valore, e però si ferma lì, non cerca di capire, di incidere con un'azione proattiva per capire come effettivamente rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico, come recita l'articolo 3,2 della nostra Costituzione. Noi siamo voluti passare con l'esperienza del Comitato Nazionale ad un'amministrazione proattiva, un centro che va sul territorio. 60.000 chilometri ha fatto, diciamo, il Comitato Area Interna negli anni delle istruttorie per scegliere queste aree, per andare a capire con questi sindaci, su questi territori, con queste persone, con questi imprenditori, con questi giovani, che cosa si poteva fare. Naturalmente il punto di vista del centro è un punto importante, perché se le scelte vengono lasciate a livello locale è inevitabile che ci siano fenomeni di localismo, di campanilismo. È stato più volte detto che
In questi luoghi bisogna avere la capacità, la classe dirigente locale bisogna avere deve avere la capacità di difendere il proprio campanile, perché è importante, ma anche la capacità di salire sopra il campanile e guardare oltre, a livello di sistema territoriale. Se resta ferma sul proprio comune e sulle esigenze del proprio comune non va avanti. Noi questo abbiamo fatto, siamo andati lì, abbiamo chiesto ai sindaci di lavorare in forma associata, di concepirsi come sistema e non come singolo comune. Questo ha rappresentato uno sforzo importante di queste amministrazioni. In tutte le 72 aree i comuni hanno lavorato in gestione associata di servizi e di funzioni. Chi ha lavorato sul catasto, chi sulla protezione civile, chi sul trasporto scolastico, però è stato fatto questo lavoro. Questo lavoro è stato fatto sul territorio parlando con le persone. È chiaro che un ruolo l'hanno avuto anche le regioni, e in queste procedure, dobbiamo dire, facendo anche un bilancio, è evidente che hanno pesato anche delle scelte di discrezionalità amministrative e politiche. Questo è ovvio. Noi con il lavoro abbiamo voluto tenere questa discrezionalità, che comunque è necessaria, perché ripeto, il bando competitivo sembra uno strumento neutro, ma in realtà non lo è, perché di fatto può premiare, diciamo, alcuni soggetti piuttosto che altri, e comunque dietro questo meccanismo competitivo può nascondere anche elementi di forte discriminazione. Nelle procedure negoziate, quelle che abbiamo usato, sicuramente c'è una componente di discrezionalità. Il ruolo dello Stato, del Comitato, nel confronto continuo con le regioni e con i comuni e anche con le popolazioni locali, ha costituito, come dire, un terreno, un'arena in cui la discrezionalità comunque era sottoposta anche a degli elementi di trasparenza, perché se voi andate sul nostro sito vedrete che area per area sono documentate le riunioni che abbiamo fatto, gli incontri, gli esiti, le motivazioni delle scelte che sono state adottate. Questa è stata la strategia all'interno di questo grande esperimento che è stato fatto in Italia. Qualche cosa sui risultati, perché il mandato che io ho interpretato, il mandato che mi ha dato il ministro Provenzano e che io ho provato a interpretare al mio meglio è stato quello di accelerare. Perché evidentemente dopo tanti anni di lavoro e tante aspettative bisognava fare qualcosa di più. Noi assolutamente, noi abbiamo in questi 6 mesi, 7 mesi provato a chiudere tutti i lavori, tutte le procedure per mettere le condizioni, tutte le 72 aree appunto nelle condizioni di definire il proprio piano di interventi, che ripeto, non è un piano di interventi che è campato in aria. Ogni scelta che hanno fatto i territori, la costituzione l'istituzione di un infermiere di comunità, la costruzione di un polo scolastico, la costruzione della rete dei medici di medicina generale, l'ostetrica di comunità, l'istituzione di un servizio di taxa chiamata, tantissimi progetti. A breve faremo anche una rassegna, era in programma di fare una rassegna ed era anche in programma, purtroppo la pandemia, e non è il peggio, ma insomma perché la pandemia è stata durissima, però purtroppo la pandemia ci ha fermato anche in un viaggio che il ministro intendeva fare per andare a vedere questi progetti che già si sono realizzati al di là dei dati di spesa, perché questa strategia ha già prodotto degli effetti e dei progetti che sono stati realizzati in alcuni casi anche a costo zero, perché in alcune aree modificare anche il contratto di servizio che consente all'azienda di trasporto pubblico di comprare dei pullman più piccoli per andare in montagna, come è successo in Basilicata, andare a prendere i ragazzi, è sicuramente un risultato della strategia che non si vede dai sistemi di monitoraggio. Quindi in questi mesi noi abbiamo interpretato questo input forte che ci ha dato il ministro di accelerare, e a dicembre abbiamo chiuso la sperimentazione. 72 aree hanno anzi 71, perché un'area ancora è rimasta fuori, per adesso è più in ritardo, ma se fai una sperimentazione va bene che ci sia qualche fallimento. Siamo nelle condizioni in almeno 50 aree di avere anche un accordo di programma, e quindi si sta lavorando a rafforzare la parte di attuazione, quindi questa messa in sicurezza della strategia attraverso un rafforzamento dell'attuazione. Con l'Agenzia della Coesione, che ringrazio, il suo direttore Massimo Sabatini, abbiamo messo su uno staff, un gruppo di lavoro che già anche in questi giorni sta lavorando, ovviamente,
perché è ordinaria amministrazione, per andare nei casi più in ritardo nella fase di attuazione e fare delle verifiche con i sindaci. Quindi questo è sicuramente un lavoro che è stato fatto. E poi c'è il futuro, credo che di questo ne parleremo anche Sì. dopo. Io vorrei dire solamente due cose su questo. Il ministro Provenzano l'ha scritto nel Piano Sud perché c'è una fortissima connessione fra Piano Sud e strategia aree interne, anche se la strategia aree interne è un progetto nazionale che non guarda solo alle aree del Sud, ha espresso l'intenzione politica del governo di trasformare la sperimentazione in politica strutturale. Naturalmente dovremo avviare anche le valutazioni, perché è necessario valutare prima di capire che cosa fare, però questa cosa è stata fatta, forte intenzionalità politica, e l'altra cosa che ha fatto il ministro, ha appostato le risorse per fare questo rilancio, cioè per potenziare il lavoro, verificare quello che si sta facendo nelle aree, potenziare l'intervento dove è necessario e sarà necessario, e poi rilanciare attraverso l'intervento in altre aree per allargare la platea dei beneficiari della strategia. Grazie, dottor Monaco. Io intanto approfitto per poter rilanciare alcune chat che sono già arrivate. Il dottor Monaco le trattiene così le inserirà nell'intervento successivo. Il dottor Bianchi, il direttore Bianchi, invece potrà subito. E sono due in particolare le categorie di queste chat che già sono arrivate. La prima è come costruire competenze e come favorire una progettualità che sia competitiva nelle aree più deboli, evidentemente. E poi c'è una richiesta operativa, concreta, mi sembra un'attesa, una speranza più che qualcosa da poter realizzare nell'immediato, come frenare lo spopolamento. Ecco, su questo do la parola al direttore Svimez Bianchi. Eccoci, buongiorno, grazie mille dell'invito, anche perché è l'occasione per confrontarsi su un tema assolutamente decisivo, decisivo, per la tenuta economica, ma ancor più per la tenuta sociale del paese, cioè progressivo spopolamento delle aree interne italiane, ma devo dire con una specifica problematica che riguarda il Mezzogiorno è uno dei grandi temi, diciamo, del nuovo secolo. È un tema che non solo è rilevante, appunto, come dicevo, per i suoi impatti economici, perché ha un effetto potenzialmente molto forte proprio sulla conservazione di cultura, di territorio. Perché è un tema drammatico che potrebbe derivare proprio dal fenomeno di spopolamento e quello dell'abbandono del territorio e quindi tutte le conseguenze in termini di dissesto idrogeologico ne potrebbero determinare, ma soprattutto è una perdita di identità culturale del nostro paese che non possiamo assolutamente permetterci. Quindi diciamo la discussione che si fa oggi appunto è particolarmente rilevante e richiede interventi. Francesco Monaco ci ha raccontato, insomma, l'azione condotta dalla strategia aree interne, che è un progetto che ormai da diversi anni ha centrato, diciamo, l'obiettivo di sollecitare una riflessione nazionale su questo gigantesco tema. Chiaramente una strategia che ha una, diciamo, anche dotazione finanziaria molto modesta rispetto al complesso delle risorse cosiddette ordinarie, cioè quelle che alimentano sanità, istruzione, servizi, sociali, mobilità, e chiaramente non può da sola compensare scelte strategiche nazionali che invece hanno finito per allontanare questi territori dal resto del paese. Quindi, diciamo, se da un lato è importante difendere la strategia delle aree interne come appunto come un elemento importante delle politiche di coesione, dall'altra non ci possiamo rassegnare
come diceva il nostro coordinatore prima, rassegnare alla condizione di specie in via di estinzione per le abitazioni, per chi abita nelle aree interne. Il tema è molto più complesso, cioè riguarda non soltanto appunto migliorare l'attuazione della strategia delle interne, ma provare a costruire, a inserire il concetto di una migliore distribuzione sul territorio di popolazione, attività produttive e servizi come un elemento determinante di quel processo di realizzazione di un'economia più sostenibile. Cioè, quando parliamo di sostenibilità, e questo è un tema centrale, no? Perché poi orienterà la gran parte delle risorse sia delle prossime politiche di coesione, politiche regionali di coesione, sia una buona parte delle risorse del cosiddetto Recovery Fund, o Piano Next Generation UE. E io ritengo che il concetto di sostenibilità non è soltanto un tema, diciamo, di sostenibilità ambientale. C'è un gigantesco tema che è quello della sostenibilità sociale dei processi di sviluppo. E i processi di sviluppo degli ultimi anni, in cui il concetto prevalente era quello dell'agglomerazione, quindi sembrava che ci fosse un destino immutabile per il quale i processi di sviluppo dovessero esclusivamente concentrarsi all'interno delle grandi realtà urbane e che quindi lo spopolamento delle aree interne fosse un elemento, diciamo, inevitabile. In realtà è un processo di sviluppo che avrebbe comportato un ampliamento delle disuguaglianze territoriali inaccettabile. Quindi avrebbe fatto venir meno quel concetto di sostenibilità sociale dei processi di sviluppo, che vuol dire coniugare la crescita con la riduzione delle disuguaglianze, e quindi avrebbe fallito, come ha fallito ampiamente negli ultimi anni, perché non solo siamo il paese con la più bassa crescita, ma siamo il paese che ha visto più fortemente ampliarsi le disuguaglianze. E all'interno di questo ampliamento delle disuguaglianze, che è senz'altro in primo luogo un ampliamento delle disuguaglianze di reddito, cioè tra ricchi e poveri, ma è anche un problema di ampliamento delle disuguaglianze tra territori. Quindi, se non consideriamo anche il tema della riduzione di disuguaglianze tra territori, un tema fondamentale della costruzione di un nuovo modello di sviluppo post-pandemia, che abbia al suo centro il tema della sostenibilità, che appunto è sostenibilità ambientale, ma è anche e soprattutto sostenibilità sociale, non cambierei, non riusciamo a imporre quel cambio di passo, no? Quindi, diciamo, ormai lo si dice spesso, però è vero, cioè, le grandi crisi, anche questa drammatica pandemia, cioè, rappresentano uno spartiacque tra quello che era l'economia della società prima e quella che dovrebbe essere l'economia della società dopo. E anche il concetto il rapporto tra grandi aree urbane e aree periferiche, aree urbane, può modificarsi per effetto di quello che è accaduto in questi drammatici mesi. Cioè, ci siamo resi conto che appunto non esiste soltanto il modello della grande agglomerazione urbana, che non tutti dobbiamo andare a vivere a Milano, a Amsterdam, a Londra, non tutti i giovani devono andare là per realizzare le proprie ambizioni, perché in realtà anche quelle aree presentano dei problemi. Cioè, abbiamo riscoperto in questi mesi che è possibile, ad esempio, lavorare a distanza, che non necessariamente la localizzazione dell'impresa debba coincidere con la localizzazione di chi ci lavora. E le tante esperienze di smart working, noi abbiamo fatto un ampio approfondimento nell'ultimo rapporto SVIME sul tema del south working, cioè come in questa fase di pandemia in realtà alcuni meridionali che lavoravano o studiavano nel centro-nord, in realtà hanno deciso di tornare nel loro territorio, hanno continuato a lavorare, a studiare da lì utilizzando i mezzi di comunicazione,
E dalle nostre indagini risulta come questo ritorno nelle proprie aree di origini, che sono a volte le piccole, medie o i piccoli centri del mezzogiorno, in realtà non solo ha avuto un impatto positivo sulla produttività, che ci dicono i direttori del personale, perché la migliore qualità della vita ha indotto anche a lavorare meglio su tempi più dilatati e meno stressanti, ma anche chi è tornato in quei territori ha potuto riapprezzare appunto quell'essere comunità all'interno di quei territori. E pensate quanto può cambiare la vita di un territorio, di una piccola cittadina, di una piccola città, di un piccolo comune, avere 10, 20, 50, 100 persone che o studenti universitari o persone che lavorano in strutture di servizi del centro-nord che vivono in quel territorio. Non è solo un problema di reddito. Non è soltanto il fatto che appunto spendono le loro risorse in quel territorio e quindi hanno un elemento diciamo, di accelerazione della crescita, ma vivere in quel territorio vuol dire ricominciare a partecipare alla comunità di quel territorio, vuol dire che il pomeriggio si può fare lavorare nel terzo settore o fare solidarietà nel pomeriggio, vuol dire riappropriarsi anche dei processi politici del territorio, perché anche parte della degenerazione del sistema politico, anche territoriale del Mezzogiorno, è dovuto anche al fatto che appunto i paesi hanno, anche per effetto di questa, nuova fuga dal sud, hanno indebolito le loro competenze, la loro capacità di partecipazione. Quindi, parliamo veramente di un tema fondamentale, un tema che però dobbiamo affrontare con, particolare, diciamo, con la massima, urgenza. Perché non stiamo parlando di un rischio, stiamo parlando di qualcosa che già sta accadendo. Io stavo vedendo gli ultimi rapporti, gli ultimi dati del rapporto Svimez, ad esempio. Il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni è già negli ultimi 10 anni, i piccoli comuni, cioè con meno di 5.000 abitanti del Mezzogiorno, hanno già perso 250.000 abitanti. È come se un'intera città del Mezzogiorno fosse scomparsa. E in particolare la quota più rilevante di perdita di popolazione, cioè proprio di saldo negativo di popolazione, riguarda soprattutto i comuni montani e collinari. Quindi diciamo con un processo di redistribuzione sul territorio molto concentrata su queste aree. È vero che anche alcune aree del centro-nord sono caratterizzate da fenomeni di spopolamento, ma sono di dimensione molto molto inferiore. Quindi comunque c'è un gigantesco tema nel Mezzogiorno. E quindi bisogna intervenire. Come intervenire? E chiudo rapidamente. Questo è un po' un mio pallino ormai da quando sono tornato alla Svimez, cioè il tema fondamentale riguarda l'offerta di servizi pubblici. La decisione che chiaramente ovviamente insieme ai problemi relativi alla debolezza del sistema produttivo e all'assenza alla carenza di offerta di lavoro. Però anche lì anche il sistema produttivo sta cambiando. Quindi le dinamiche diciamo di fuoriuscita dal sud e soprattutto dalle aree interne del Mezzogiorno, è prevalentemente dovuto a quel processo di indebolimento dei servizi pubblici nel corso degli ultimi 10 anni, soprattutto dopo la crisi del 2008. Stiamo attenti, è un processo di indebolimento dell'offerta dei servizi pubblici che ha riguardato la sanità, l'istruzione, l'assistenza sociale, che è vero che ha riguardato un po' tutto il paese, perché le politiche di risanamento finanziario, i tagli hanno riguardato tutto il paese, ma hanno, diciamo, fatto gli effetti di questi tagli sono visti in maniera molto più rilevante proprio dove le comunità erano più deboli. E quindi aver ridotto l'offerta di servizi essenziali, quelli che io chiamo proprio i diritti di cittadinanza, aver indebolito i diritti di cittadinanza, che un diritto di cittadinanza è avere un ospedale raggiungibile in tempi minimi. Per salvarsi la vita è un diritto di cittadinanza riuscire ad avere un'offerta di scuole raggiungibili in maniera rapida, avere un'offerta di tempo pieno nella scuola elementare, avere un'offerta di servizi per
per i bambini da 0 a 2 anni, che vuol dire asili nido, vuol dire appunto assistenza sociale anche per gli anziani. Cioè la divaricazione nell'offerta di questo tipo di servizi, che è stata particolarmente rilevante dal 2000, 2000, 2000, dal dopo la crisi del 2008-2013, in tutto il Mezzogiorno, ma in particolare nelle aree urbane, hanno creato le condizioni per questa fuoriuscita, che non è soltanto, ribadisco, una emigrazione per trovare lavoro, che è un po' storica del Mezzogiorno, è senz'altro in parte questo, ma la mia paura è che in queste aree si sia persa non soltanto la speranza di un lavoro, si è proprio persa in qualche misura la speranza di essere in un luogo in cui si possono trovare delle opportunità e o crearsi delle opportunità, perché quanto più nel corso degli ultimi anni è centrale la capacità di creare impresa, di creare di start-up, di creare piccole imprese, ma questo è realizzabile in un contesto dove innanzitutto hai quell'offerta di servizi pubblici essenziali e accanto a questo c'è l'altro gigantesco tema della mobilità. E qui faccio un'osservazione riguardo proprio la strategia delle aree interne. La strategia delle aree interne è uno, come dicevamo, è una politica place-based importante da difendere. Però stiamo attenti a non farne, diciamo, una sorta di circolo delle aree interne del paese che si confrontano per condividere i problemi. Cioè la soluzione anche alle aree interne, quindi il reinserire le aree interne nei processi di sviluppo, dipende soprattutto dall'offerta della capacità di connetterle con i medi e grandi centri del suo territorio. Quindi una vera strategia delle aree interne deve essere accompagnata insieme agli interventi molto importanti a cui si riferiva Francesco Monaco, che hanno subito, diciamo, nel corso degli ultimi anno e mezzo, anche grazie al ministro Provenzano, un'importante accelerazione, anche una coerenza delle politiche. Questo richiama innanzitutto le regioni, cioè le regioni devono accompagnare questa strategia con politiche soprattutto per la mobilità, ma che creino relazioni tra i medi e grandi centri di quel territorio in cui inevitabilmente diciamo, si collocano in gran parte delle attività produttive, con le aree interne di quel territorio. Cioè le regioni, spesso molto attente nella fase di definizione delle aree interne, perché poi anche questo crea consenso, inserire le aree interne all'interno della strategia, non sono state altrettanto, secondo me, efficienti nel costruire all'interno delle strategie regionali, invece, quali sono gli interventi che possono aumentare la capacità di connettersi tra questi territori? Che vuol dire sì mobilità, ma vuol dire anche interventi sull'istruzione, sulla sanità, cioè il tema di rafforzare le scuole secondarie superiori, di costruire dei profili di alto capacità di creazione competenze all'interno che facciano, diciamo, che utilizzino il bacino delle aree interne con servizi efficienti che collegano queste scuole secondarie superiori importanti con il territorio, vuol dire creare degli hub di innovazione e di competenze all'interno di quei territori. Tu non devi per forza andare a studiare a Napoli se vivi in Campania, ma puoi costruire degli hub, soprattutto sulla scuola secondaria superiore, sugli studi tecnici, all'interno delle aree interne connesse con le specializzazioni produttive di quel territorio e quindi costruire agglomerazioni dello sviluppo che però siano compatibili con la diffusione sul territorio di queste opportunità. C'è molto da fare, abbiamo un'opportunità gigantesca che è quella appunto della partenza insieme della nuova programmazione 21-27 e del piano Next Generation. Non tenere conto appunto della specificità delle aree interne e anche delle sue straordinarie potenzialità, di cui siamo accorti proprio in questa fase di pandemia, sarebbe veramente un disastro. E su questo credo che la riflessione anche di oggi e, diciamo, il ruolo fondamentale che, diciamo, svolge anche la comunità che voi rappresentate, la rete, diciamo, dei vescovi del territorio può rappresentare senz'altro uno strumento per la costruzione di questa prospettiva.
Grazie, grazie Bianchi. Io riverso ulteriori, prego di sottolinearle sulle vostre annotazioni, sintetizzo le chat che stanno arrivando. Approvato l'accordo di programma quando tutto passa alla regione con i fondi europei da distribuire, pare che poi si blocchi tutto. I comuni troppo vicini o periferici al capoluogo, questi, secondo un sindaco vicinissimo al capoluogo del Sannio, in pratica non consente l'inserimento nella sperimentazione e quindi l'utilizzo e la fruizione di strumenti validi per essere più competitivi sotto il profilo produttivo. La banda extra larga e lo smart working, come potrà arrivare alle aree interne in maniera più veloce? E non voglio emigrare, ma voglio consigli, ci dice un imprenditore che ha deciso di rimanere, ma ditemi e aiutatemi. Attivare politiche per i servizi non più basate sulla logica dei numeri. E ancora stentano a decollare alcuni programmi e progetti legati ad aree già in sperimentazione, quindi che fanno parte della strategia nazionale. Quindi come controllare alcune difficoltà di start-up. Allora, il nostro studente universitario che si è posto a capo di un gruppo di lavoro è Gabriele Uva. Credo che il suo intervento sia molto importante anche per sollecitare risposte. Prego. Grazie Nico, intanto un saluto agli ospiti istituzionali presenti, agli amministratori collegati. Un saluto particolare vorrei indirizzarlo ai vescovi delle aree interne della Campania, qui rappresentati dall'arcivescovo Accrocca, i quali si sono fatti promotori e si sono resi protagonisti di questa iniziativa e non solo. Il loro contributo, come dire, è stato, è e sarà fondamentale e prezioso per le nostre comunità. Tuttavia io vorrei iniziare il mio intervento mostrandovi una cosa. Il divario tra nord e sud sarà colmato soltanto nel 2020. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera del 13 settembre 1972. Immagino che molti di voi l'avranno già vista. E inizio da qui perché il 2020 si è di fatto appena concluso. Eppure quel divario non si è di fatto azzerato, anzi si è aggravato. E inizio da qui perché vorrei provare anch'io a scrostarmi di dosso le mie convinzioni attraverso una discussione dialettica, provare a darci delle nuove prospettive. Quando parliamo di sud, di giovani, di aree interne, a me viene in mente la poesia Tornate al Sud di mio conterraneo Franco Arminio, titolata Tornate al Sud. E c'è un frammento che mi ha colpito particolarmente. L'emigrazione è un furto e i popoli costretti ad emigrare subiscono un furto. E quando nell'anno domini 2021 un giovane laureato diplomato di queste terre emigra, lo fa non solo per una questione di necessità, ma anche per disaffezione verso la propria terra, poiché la stessa non gli garantisce più la medicina per affrontare la vita, cioè la speranza. È questa, per quanto mi riguarda, la ferita più sanguinante. Non mi sembra dunque per niente improbabile l'affermazione poc'anzi avanzata, cioè che il divario tra nord e sud di fatto si è aggravato, si è allargato. Questa è la realtà. Contiamo centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi che di fatto sono evaporati, che sono andati via in cerca di un futuro, abbandonando la propria terra, i propri affetti, la propria storia. E nel frattempo, ascoltare il gemito di un bambino in un corridoio di ospedale è diventato un evento sempre più raro. In queste condizioni moriamo. E allora dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare qui e adesso.
E vengo alle proposte che abbiamo realizzato e messo a punto insieme ad un gruppo di associazioni studentesche coordinate dalla professoressa Tartaglia, che saluto e ringrazio, pilastro portante dell'Università Sannita. Venendo a noi, punto 1. Nel 2017, con l'approvazione del decreto Mezzogiorno, si stabilisce per legge che su 100 euro di spesa corrente, 34 di questi debbano essere destinati necessariamente al sud. Poi di fatto non è nemmeno stato così, ma riteniamo dal nostro canto che questo sia insufficiente e proponiamo di alzare quella soglia dal 34 al 50%, se davvero abbiamo intenzione di recuperare il gap che si è creato in questi anni. Punto 2, che è un punto che favorirebbe in modo particolare il sud, ma che, come dire, si applicherebbe a tutta la penisola. Parliamo dei cosiddetti agenti europei. Mi spiego, è risaputo che non siamo dei buoni artigiani nella spesa dei fondi europei e questo non è dovuto, secondo me, soltanto a una questione di classe dirigente. A mio avviso, il Meridione ha la migliore classe dirigente del paese, ma è dovuto anche a una questione di struttura, di personale, di competenze. Ecco, se noi, direttore, dotassimo le aree interne o delle aree vaste, delle unioni dei comuni o le province italiane, dei cosiddetti agenti per i fondi europei, cioè dei professionisti selezionati con pubblica, come dire, con pubblica selezione sulla base delle proprie competenze, li mandassimo a Bruxelles, in Europa, a recepire e a prendere i fondi europei, a spenderli qui, noi riusciremmo a creare opportunità di lavoro, investimento, opere pubbliche. E questo credo che sia un punto centrale, soprattutto per il Meridione. E poi non si porrebbe nemmeno un problema di bilancio, perché basterebbe un solo progetto approvato per poter, come dire, remunerare questi professionisti, anziché dare sussidi. Sarebbe utile, dal mio canto, fare questo. Terzo ed ultimo punto, riguarda gli incentivi per l'acquisto e la costruzione della prima casa. Di fatto già esiste il bonus casa, ma non nei termini in cui noi lo immaginiamo. Cioè, qui si ha difficoltà ad avere un lavoro stabile, si ha difficoltà ad avere un contratto da non precario ed è impensabile che un istituto di credito conceda a chi è un precario o ha stipendi da precario, salari da precario, conceda un prestito per l'acquisto o per la costruzione della prima casa. E sarebbe un concetto di per sé bellissimo, lo Stato garante del futuro delle famiglie. E sarebbe anche utile Arcivescovo Accrocca, richiamare il concetto cristiano di famiglia che io condivido personalmente. È un concetto bellissimo perché lo Stato che si fa garante del futuro delle famiglie è uno Stato, è una politica, è un'istituzione che si riavvicina alle persone. Sarebbe utile un incentivo per un terzo della somma totale utile all'acquisto, alla costruzione della prima casa entro determinate soglie e per giovani coppie under 35, rientranti ovviamente in una determinata fascia di reddito. Di certo non andiamo a dare l'incentivo a chi di per sé ha gli strumenti per poter provvedere. Dunque, sud, giovani, aree interne, sono questi affluenti del fiume che io definisco futuro. Mi piacerebbe a questo punto richiamare un'espressione molto significativa del ministro Provenzano, il diritto a restare. Ecco, sarebbe opportuno che quel diritto a restare si concretizzasse in bandi, finanziamenti, lavoro che diventasse dunque vita reale. Anche perché qui non c'è soltanto bisogno di persone che resti, ma che restino per fare qualcosa, per costruire qualcosa. Molti ragazzi della mia generazione non riescono a comprendere come mai questo annoso problema della questione meridionale sia ancora attuale. O meglio, come un pezzo della classe politica e dirigente di questo paese abbia potuto fare in modo che quella pagina del Corriere della Sera del 1972 sia ancora attuale. Io sono tra quelli che crede nella politica, che crede nel fatto che la politica sia una cosa seria e che con i giusti interpreti possa dare delle risposte vere e possa cambiare per davvero la realtà. Dunque dobbiamo chiederci che cosa possiamo fare, che cosa possiamo fare qui e adesso, per oggi e per il domani. Diciamo, e questo è quello che io vi chiedo. Vi chiedo di far sì che la politica e le istituzioni recuperino la loro attrattività, recuperino il loro trasporto romantico attraverso delle azioni,
concrete e sono convinto che servirà un impegno comune, competenza e soprattutto un sogno nuovo che riesca a dare speranza alle persone su cui poter costruire una nuova fiducia e una nuova prospettiva. E questo sarà possibile, per quanto mi riguarda, soltanto attraverso una nuova classe dirigente. E servirà coraggio, e per dirla con le parole dei vescovi, servirà fede, adesso o mai più. Grazie. Grazie Gabriele. Allora, Gabriele ha posto le sue importantissime condizioni, direi, per poter essere partecipativo e quindi anche contribuire. Ci hanno scritto intanto infrastrutture, tema centrale, superare la pregiudiziale ambientalista. Scelte più coraggiose dalla politica. Come contribuisce la Chiesa a rendere più agevoli i servizi alla società? Ora io darei la parola al coordinatore Monaco, al responsabile del Comitato Tecnico-Nazionale delle Aree Interne, perché tra le tante cose che sono state sollecitate, c'è già una risposta nel piano che il governo ha annunciato, che mi sembra molto importante, soprattutto per i giovani, che è la piattaforma Talenti del Sud per il Sud, che costruisca scambi, alleanze e le rimesse dall'estero non siano più evidentemente in denaro, ma in know-how, in capacità, in conoscenza. Ecco, credo che questo sia importante sottolineare e come inserire questa piattaforma in un organico programma di collaborazione e di interscambio. Sì, grazie. Tanti temi e tante questioni. Io naturalmente, partendo da questa domanda che ci fa il nostro coordinatore, cercherò di concentrarmi su alcune cose, poi ne lascio altre a Luca Bianchi che sicuramente dirà qualche cosa, anche riguardo alle proposte che sono state fatte da Gabriele. Intanto voglio ricordare che nei provvedimenti del governo sul tema giovani sud, innovazione, ricerca, non c'è solamente questo progetto che è stato citato, ma ce ne sono anche altri. Per esempio, io ricordo il tema degli ecosistemi dell'innovazione, che è insomma un intervento molto interessante che lavora sul potenziamento anche della capacità delle università meridionali di connettersi meglio, diciamo, alle imprese che producono e fanno innovazione, con interventi che abbiano anche contestualmente la capacità di riqualificare il territorio. Il caso è San Giovanni a Teduccio a Napoli, che è un caso di successo, un quartiere difficile, recuperato a nuove funzioni urbane con il contributo dell'università. Quindi ci sono tantissime cose, però io mi vorrei concentrare anche sui temi principali che insomma sono stati posti all'inizio di questo dibattito, che riguardano anche la competenza, la formazione, la capacità di stare dentro questi processi con una certa consapevolezza. Lascio naturalmente la questione della quota di risorse ordinarie da aumentare dal 34 al 54% che è stata proposta da Gabriele a Luca, perché il Svimez parte che ha lanciato questo tema del 30, ha rilanciato il tema del 34%, ma poi ha fatto successivi studi e quindi potrà dirci sicuramente di più. In un ultimo recente contributo si è parlato anche di come utilizzare meglio per conoscere i divari effettivi nella ripartizione delle risorse ordinarie e anche di questo sistema dei conti pubblici territoriali che ha a disposizione e consente di capire bene questi complessi meccanismi. Ma voglio stare sul tema rapporto progetti. Diciamo risorse delle comunitarie, progetti comunitari e risorse ordinarie, per dare una risposta anche alla seconda proposta che faceva Gabriele, che riguarda gli specialisti dei fondi strutturati. Gabriele, consentimi di sintetizzare così
il tema. Quindi rapporto ordinario e straordinario. Questo secondo me è un campo su cui la rete anche dei vescovi, l'iniziativa che ci ospita oggi con l'arcivescovo Accrocca, che ci ha dato anche il quadro generale, può dare un contributo importante. Perché noi, e lo dico anche con questioni molto concrete, è la scuola. Noi abbiamo visto in giro per queste aree interne, abbiamo studiato che noi abbiamo un problema di diversi problemi e li abbiamo misurati. Il primo è la polverizzazione degli istituti. Noi abbiamo una polverizzazione degli istituti. Ogni comune, ogni piccolo comune ha il suo istituto, ci sono le scuole, le classi, molte volte sono pluriclassi perché ci sono pochi bambini. Cioè abbiamo un problema anche di discontinuità didattica, cioè abbiamo insegnanti che molte volte vengono assegnati a queste aree interne, però non vogliono stare in queste aree interne perché sono per l'appunto aree disagiate e quindi dopo brevi periodi di, come dire, di esercizio alla prima occasione utile, giustamente dal loro punto di vista cercano di trovare soluzioni migliori, avvicinarsi a casa, andare in una città in una scuola di città per avere anche molte maggiori soddisfazioni. Ecco, questo è un punto su cui la strategia area interna ha provato a dare delle risposte e come dicevo prima, c'è stato un fiorire di iniziative che ha riguardato la costruzione di reti fra le scuole delle aree interne per consentire anche attraverso dei progetti specifici il prolungamento del tempo scolastico, la specializzazione per esempio di attività, una scuola lavorava di più sul tema delle competenze scientifiche, un'altra di più sulle competenze diciamo umanistiche. Quindi sono state fatte tante cose, in alcuni casi siamo arrivati addirittura a concepire, e i sindaci l'hanno fatto insieme ai presidi, alle famiglie, agli studenti, a concepire progetti di plessi unici, cioè di chiudere le scuole, piccole scuole di comune, che è cosa comunque molte volte sanguinosa, è cosa che fa male, ma che può essere messa al servizio di un progetto più ampio, di costruzione di una scuola più grande, più bella, più accogliente, più strutturata in un posto magari baricentrico. Ecco, tutte queste cose sono, le abbiamo potute fare e sono state fatte e sono documentate, però non basta, non serve, perché questo l'abbiamo fatto con le risorse della politica straordinaria, ma qui c'è il tema della politica ordinaria. Noi sappiamo che per risolvere ordinariamente questi problemi dobbiamo toccare le leve della politica ordinaria, in particolare il fatto che la legge, diciamo la normativa nazionale, stabilisce per esempio che per avere una dirigenza nella scuola e quindi avere un preside devi avere 500 alunni, ma le aree interne non l'avranno mai 500 alunni, per cui non hanno la dirigenza. E come fa una scuola senza dirigente a svilupparsi? E questo è un primo tema, e quindi è un vincolo e un criterio nazionale pensato per le città che non può essere applicato alle aree interne e va cambiato se vogliamo risolvere permanentemente quel problema sulle aree interne. Sulla scuola e sui docenti è uguale, noi possiamo trovare tutti diciamo, i mezzi possibili, magari con i sindaci che magari fanno un'azione di recupero e mettono a disposizione a questi docenti delle migliori condizioni di affitto, per esempio consentendo che il mercato privato degli affitti venga calmierato con incentivi, progetti in essere, ma qui bisogna forse cambiare l'ordinamento, bisognerebbe forse stabilire con coraggio che l'insegnante che decide di andare o è assegnato in un'area interna disagiata, prende di più, ha uno stipendio più alto o ha qualche beneficio in più sui trasporti, sulla possibilità di ritornare a casa, insomma, un trattamento diverso. Bisognerebbe pensarlo. Cioè, e questo vale anche per la sanità e anche per la mobilità. Sono interventi che devono essere fatti nella politica ordinaria. Se non riusciamo a fare un riequilibrio nella politica ordinaria, questo è un campo importante di esercizio anche di questa rete, noi potremmo ideare i progetti più belli, però non risolveremo i problemi. Da questo punto di vista, mi permetto di dire a Gabriele che per me l'idea degli specialisti della coesione
o dei fondi strutturali, è comunque sicuramente un'idea interessante perché comunque mette in rilievo il fatto che per fare queste attività c'è bisogno di una competenza, ma è un'idea secondo me che non colpisce il vero problema. Il problema che noi abbiamo è il funzionamento ordinario dell'amministrazione. Questo è il nostro tema. Noi non dobbiamo avere specialisti delle politiche di coesione, noi dobbiamo avere un'amministrazione che co funziona correttamente, all'interno del quale innestare progetti che vengono realizzati con il cofinanziamento, diciamo, europeo, ma non necessariamente passano attraverso i progetti europei. Questo è un punto tecnico di grande rilevanza, cioè il rapporto fra i Le risorse che la Commissione europea con i cosiddetti fondi diretti, grandi progetti, grandi programmi Horizon, UIA, LIFE, distribuisce con bandi in cui è necessario anche il partenariato transnazionale, l'application form e tutti i tecnicismi che richiama, diciamo, lo specialismo, i progetti che invece e le risorse che invece alloca con la programmazione ordinaria, i programmi operativi, è un rapporto che è di 90, di 5 a 95. Cioè noi sui programmi Horizon, LIFE, se riusciamo a prendere progetti, prendiamo finanziamenti piccolissimi, insignificanti. Noi il 95% delle risorse della politica di coesione passano attraverso i programmi regionali, i programmi operativi regionali che interpellano una filiera amministrativa che non funziona, non funziona. Questo è il punto. O funziona male, o funziona con grande difficoltà. Qui anche l'affermazione che il Sud abbia la migliore classe dirigente possibile è un'osservazione che io sottoporrei insomma, a critica attenta, perché è evidente che per far funzionare un'amministrazione c'è bisogno di avere un rapporto molto virtuoso fra chi decide e scelte e ha i poteri di indirizzo politico e chi poi invece deve correttamente attuare quella indirizzo politico. Da questo punto di vista, il tema delle competenze è importante perché intervenire sulla scuola significa, soprattutto nelle aree interne, ma anche al sud, significa avere il risultato atteso di alzare quei tassi di competenze che tutte le indagini INVALSI invece ci dicono nelle aree interne, anche al sud, sono sensibilmente più basse rispetto alla media nazionale e alla media europea. Questo è un punto importante. Provare a lavorare su progetti, non chiedendo in generale più risorse da investire, ma provando a fissare risultati attesi. Se l'obiettivo è aumentare quel tasso di successo, soprattutto nelle competenze più importanti, nelle aree interne, noi abbiamo visto che in questi piccoli comuni, con le pluriclasse, i ragazzi che poi si vedono sono pochi, sono sempre gli stessi, si vedono pure fuori, parlano sempre in dialetto e molte volte non riescono ad avere manco una proprietà della lingua italiana. Da questo punto di vista, il dialetto, che è un grande, diciamo, una grande ricchezza, rischia di essere un ulteriore fattore di discriminazione, se solo quella. Allora, se l'obiettivo, il risultato atteso è aumentare questo tasso, diciamo, di successo, noi dobbiamo lavorare per convergere su questo obiettivo, agendo sulla filiera ordinaria. Poi ci sarà il progetto comunitario che viene realizzato per fare una bella attività, ma io lo chiamo quasi una ciliegina sulla torta, nel senso, in un'ordinata gestione delle politiche ordinarie, tu innesti degli interventi che ti possono dare anche un confronto con gli altri paesi. Peraltro, questi progetti europei presuppongono un partenariato con gli altri paesi. Un'ultima cosa che mi preme dire riguarda il tema. Ne sono stati posti tanti anche della formazione, diciamo più in generale anche dell'imprenditoria. E qui il tema è che noi dovremmo partire dal presupposto, e ha ragione Luca Bianchi, purtroppo il percorso si è fermato, adesso speriamo che continui, ma quando il ministro Provenzano dice passiamo da sperimentazione a politica strutturale, vuole dire non tutto può passare per aree interne, è naturale, un piano di digitalizzazione nazionale deve essere fatto.
perché non lo può fare, non possiamo lasciare singolare interne il tema della connettività. Un piano di rigenerazione amministrativa deve essere fatto, perché se noi non immettiamo giovani nella pubblica amministrazione, nei comuni, i sindaci non ce la fanno con un personale che ha superato i 50 anni di età e che ha un'obsolescenza delle proprie competenze. E quindi rafforzare questa cosa significa passare per politiche settoriali anche. Politica strutturale significa che tu continui a fare interventi sul territorio con il metodo delle aree interne, ma poi affianchi questi interventi territoriali con politiche settoriali sulle infrastrutture digitali, soprattutto, e via discorrente. E poi partire dal presupposto che noi dobbiamo consentire a questi giovani nelle aree interne di andare anche fuori. Il punto è di essere il raccordo virtuoso con la città. Questo è un altro punto delicatissimo e importante che secondo me richiama anche questa nuova prospettiva. Le aree interne non si possono autorinchiudere, recludersi, diciamo, nell'orto delle aree interne. Non è questo il tema. Il tema è, come dire, un rapporto virtuoso con le città, un interscambio. Le aree interne danno alla città e la città dà alle. È la riscrittura di un nuovo patto. E questi ragazzi devono poter fare esperienza nelle città quando finirà la pandemia, devono continuare, devono viaggiare, devono imparare, devono andare ad acquisire esperienze e devono portare. Insieme alle esperienze devono portare anche, perché se noi rendiamo i luoghi più attrattivi possono portare anche persone, non solo per vacanze, ma per fare esperienze di vita. Stiamo realizzando un progetto sull'uso della terra, ad altro titolo, con la Fondazione IFEL, e stiamo vedendo che nascono anche a sud molte imprese innovative in agricoltura che fanno tesoro di esperienze che si fanno anche all'estero, anche in altre parti, perché c'è questo interscambio virtuoso. Quindi questo è sicuramente importante, perché l'obiettivo finale, a mio giudizio, è ottenere, e chiudo, da una parte la curvatura delle politiche ordinarie, questo risolve il problema, e le risorse straordinarie servono a curvare meglio, a tarare il tiro, a centrare meglio l'obiettivo. E anche il piano di recovery, 209 milioni di euro, a questo obiettivo non a caso è collegato anche a riforme strutturali. Potenziamento dell'amministrazione centrale, a tutti i livelli, nella filiera amministrativa, liberare potenzialità, che significa dare alle persone la libertà di scelta di rimanere, di restare, di andare via, di ritornare, in una logica in cui il territorio si presenta come piattaforma per un rilancio complessivo della nazione, che non è divisa dal punto di vista spirituale, dal punto di vista sociale, dal punto di vista politico, in organizzazione amministrativa, ma è un tutt'uno, ed è un tutt'uno anche con l'Europa. Grazie, grazie Monaco. Bianchi, alcune cose emerse nell'intervento di Monaco, ma anche dalle sollecitazioni delle chat, è che nelle aree interne evidentemente bisogna alzare i tassi di competenza, e lo ha detto anche lei prima nell'intervento. Il ruolo delle università, soprattutto le sinergie della conoscenza, potranno essere importanti. Sì, senz'altro. Il tema della formazione mi sembra il tema assolutamente centrale. È centrale dall'inizio alla fine, direi, dagli asili nido alle università, senza saltare alcun passaggio, perché si parte proprio dall'offerta dei servizi per la prima infanzia, bisogna rafforzare il tempo pieno e lì servono risorse aggiuntive. Servono risorse aggiuntive, servono anche meccanismi, come ricordava Monaco, diversi per le aree interne per garantire la permanenza di presidi di formazione. Serve, secondo me, un investimento innanzitutto sulla formazione tecnica, perché quello credo che sia, innanzitutto, è uno dei grandi buchi neri della formazione e in particolare del Mezzogiorno, dove abbiamo una quota di istituti tecnici molto specialistici, diciamo, molto bassa e soprattutto poco qualificata, dove invece le esperienze di altre regioni italiane, penso in particolare all'Emilia-Romagna con gli ITS,
in cui la formazione è molto tarata sulla base delle potenzialità delle imprese presenti nel territorio, dato che il Mezzogiorno non è un deserto industriale. Sicuramente c'è stato un indebolimento sulla struttura industriale, ma esiste un tessuto di imprese, alcune anche molto competitive sui mercati nazionali e internazionali. Esiste una tradizione su alcuni comparti del manifatturiero, penso alla Campania, sia sull'agroalimentare, sia sull'aerospaziale, sulla meccanica, dove andrebbe proprio rafforzato l'offerta di formazione tecnica che potrebbe trovare nelle aree, diciamo, periferiche una sua localizzazione importante, così da avere un impatto doppio, cioè da un lato offri formazione e dall'altro rafforzi attraverso quelle competenze anche il sistema produttivo e territoriale e infine il sistema dell'università. Il sistema dell'università è decisivo. Qui il quadro che emerge è un quadro in chiaroscuro, perché se oggettivamente nel corso degli ultimi 20 anni il sistema universitario meridionale si è ampliato, anche in termini di tassi di iscrizione all'università, c'erano stati progressi molto, molto rilevanti, soprattutto fino al punto alla crisi, alla precedente crisi del 2008-2013. Dall'altro è in chiaroscuro perché invece alcune politiche universitarie degli ultimi anni, penso soprattutto agli ultimi 10 anni, hanno finito per privilegiare invece il sistema universitario più forte del centro-nord, con alcuni di meccanismi, ad esempio, di ripartizione del fondo all'università, fortunatamente ora superato, ma però per molti anni ha legato i finanziamenti, ad esempio, al tasso di occupazione dei laureati di quell'università, dove inevitabilmente le università collocate in territori a maggior densità di imprese chiaramente avevano tassi di occupazione migliori, senza che ciò invece comportasse una minore efficienza dell'Università del Sud. Questo in parte è stato modificato, in parte va aggiornato, va aggiunto. Quindi questo della formazione è un tema fondamentale, dove senz'altro, quanto diceva Francesco Monaco riguardo anche la necessità di creare sistema anche tra comuni è un tema fondamentale. Cioè, mentre appunto, come dicevamo, la scuola primaria deve essere difesa come un presidio, soprattutto di quasi ogni comune, per quanto riguarda l'istruzione più alta, chiaramente vanno messe in comune, risorse, esperienze, così da creare dei poli di attrazione. Questo tema rimanda a un tema un po' più generale, che è quello del capire se le classi dirigenti meridionali sono disponibili a superare il particolarismo, che è tema malattia nazionale, ma che ovviamente anche nel Mezzogiorno è un tema fondamentale. Perché insomma, la necessità di mettere in comune una quota importante dei servizi erogati dai comuni, quindi il tema delle aggregazioni dei comuni, è un tema fondamentale per offrire servizi di qualità. Questo riguarda non solo l'istruzione e l'assistenza, riguarda ad esempio tutto il comparto, ad esempio, delle utilities, cioè relativo a rifiuti, acqua, energia, dove c'è una resistenza a condividere progetti, e questo può essere un vincolo. Tema che ritorna anche su quanto diceva lo studente in precedenza, anche sui progetti potenzialmente attivabili a valere sui fondi europei, sia nazionali, sia regionali, sia fondi diretti europei, dove chiaramente la capacità di progettazione non può essere all'interno di ogni singolo comune.
anche qua bisognerebbe costruire dei luoghi di assistenza tecnica e progettuale ai comuni che abbiano una dimensione sovracomunale, che poi aiutino i singoli comuni, ma che poi non possono essere proprietà del singolo comune. Però appunto questo richiede anche un meccanismo quasi culturale, insomma, no? Questa capacità di mettersi insieme, capacità di mettersi insieme che si deve associare all'altro grande tema che riguarda quello di superare un'ottica eccessivamente localistica e di difesa del territorio che spesso si è tradotta anche in difficoltà attuative. Mi pare che proprio prima lei faceva riferimento a un intervento sulla chat riguardo, diciamo, i no agli investimenti. Questo è un tema. Pensiamo a tutto il tema gigantesco dei rifiuti, cioè se prevale sempre un approccio a dire va bene, basta che non lo fate nel nostro comune, basta che non sia nel mio giardino, facendo venir meno quell'interesse complessivo di comunità. Questo è uno dei temi per cui molti degli investimenti nel Mezzogiorno non si realizzano. E qui andiamo all'ultimo punto, che è quello della quota di risorse. Noi come Svimez, appunto, si ricordava prima, siamo stati fautori della regola del 34% sugli investimenti ordinari, cioè che il Sud deve avere sulla quota ordinaria di risorse almeno il 34%, a cui si deve sommare la quota aggiuntiva. Attenzione però, perché io lo dico sempre, il Sud rischia spesso di vincere la battaglia degli stanziamenti e perdere la battaglia della spesa. Cioè, se tutti ci concentriamo su avere al Sud più soldi stanziati, ma poi non lavoriamo per creare le condizioni perché quei soldi potenzialmente stanziati poi in realtà realmente si realizzano nel Sud, perdiamo ogni volta la nostra battaglia. E appunto si citava il tema dei rifiuti. Noi siamo in molte regioni del Mezzogiorno, sono in infrazione da europea da anni, nonostante ingentissime risorse stanziate anche sui fondi europei regionali, per la realizzazione di impianti che superassero, diciamo, il conferimento in discarica. Questi non si fanno, non perché c'è qualcuno cattivo a Roma che non li vuole fare, perché non si trovano gli accordi a livello territoriale, non c'è una capacità di assumersi la responsabilità. Quindi, attenzione, non scadiamo mai in una battaglia esclusivamente rivendicazionista. Dobbiamo porre con attenzione le esigenze, gli obiettivi che il Mezzogiorno si deve imporre la politica nazionale per offrire appunto diritti uguali per tutti, ma è fondamentale poi che queste attività si realizzano, se no diventa una battaglia appunto molto, diciamo, politica e molto aprioristica su quanti soldi vanno, e poi c'è molta meno attenzione perché poi queste cose effettivamente si realizzano. Per fare questo serve una comunità forte, una capacità di controllo dell'attività, servono competenze e serve appunto anche un po' cambiare un modo di fare del Sud, appunto, che molto spesso è poco attento al tema della realizzazione, è molto attento al tema appunto della programmazione, però poi che poi le attività si realizzano, non si realizzano, non hai un impatto reale sulla vita dei cittadini, e quindi diventa difficile anche ipotizzare che appunto riusciamo a trattenere più giovani sul territorio, riusciamo a trarne da fuori, se poi in realtà appunto non riusciamo a offrire servizi adeguati. Grazie, grazie Bianchi. Intanto dalle chat possiamo evidenziare alcune cose che completano in qualche modo il quadro d'insieme dell'analisi. Due vescovi in particolare, da Cefalù, che dicono che bisognava l'abolizione della provincia ha
inevitabilmente avuto i suoi riflessi negativi per le aree interne, soprattutto per la questione delle strade e delle scuole. Vescovi dall'Abruzzo invece dicono: perché non finanziare le scuole di formazione politica, visto che si parla di questa crisi anche della classe dirigente. Altri temi sono la defiscalizzazione, rifiutare che le istituzioni pubbliche facciano soltanto la gestione. Viene chiesta più empatia delle amministrazioni pubbliche, dei comuni, rispetto a quelle che sono le esigenze del territorio, e quindi più comunità. Ancora una cosa molto interessante: i beni culturali, più coraggio negli investimenti. Soprattutto le zone interne sono tesori, sono scrigni di tesori autentici, di paesaggio, di architettura e di beni culturali. Poi l'innovazione della pubblica amministrazione. Io credo che adesso c'era una cosa: dare la parola all'arcivescovo a Crocca, perché da una realtà anche diocesana dell'entroterra campano emergeva questa esigenza. La Chiesa come può e in che modo, sul piano concreto, essere più vicina, e non soltanto con le sue strutture, ma anche per favorire una conoscenza maggiore, una cultura della solidarietà che si trasformi poi veramente in sinergia istituzionale sui servizi sociali? Non è facile rispondere in due parole come può la Chiesa. Anzitutto, diciamo così, investendo da questo punto di vista non solo in formazione, ma anche riportando al centro, sembra un discorso pretesco e quindi fuori luogo, in realtà non lo ritengo tale, concentrandosi sul Vangelo, cioè concentrandosi sul Vangelo, sulla buona parola, noi possiamo veramente farci vicini agli uomini, a ogni uomo, ma senza preclusione. E poi da questo scaturisce, e diremo così consegue, anche tutta una serie di attività che le chiese locali possono mettere in campo, anzitutto favorendo uno stile, o meglio incentivando se possibile, a cominciare dal proprio interno, uno stile di comunione, cioè favorendo le convergenze, lottando contro il personalismo. È stato diciamo così il personalismo come malattia segnalato da diversi questa mattina, cioè un problema da superare. Credo che in questo noi possiamo dare un contributo, cioè fornendo uno stile, acquisendolo noi prima di tutto, e poi incentivandolo e proponendolo all'esterno, un metodo di lavoro. In questo noi possiamo, e una sensibilità più forte al Vangelo come attenzione ai problemi dell'uomo, ai problemi quotidiani, perché è vero che il Vangelo ci invita a guardare oltre questa terra, ma ci invita a stare su questa terra e a starci in un certo modo. Grazie. Credo che questo sia uno dei temi che aveva sollevato Bianchi prima, quando si parlava di comunità. Quello che poi manca è l'associazione uomo, bisogni, comunità. Ecco, Monaco, io direi di, sulla scorta anche delle sollecitazioni che ci sono pervenute, di fare un giro abbastanza veloce di conclusioni, però inserirei... Posso? No, Gabriele, dopo do la parola anche a te. In qualche modo poi ci aiuterei a concludere, a meno che non hai una domanda adesso immediata a Monaco e Bianchi. Sì, delle osservazioni rispetto alle cose dette. Ok. Allora, lo facciamo dopo, così poi chiudiamo sulle tue osservazioni e anche così, se posso sintetizzare io anche il pensiero degli altri. Volevo chiedere a Monaco, per quanto riguarda il programma 2030 e soprattutto quella iniziativa dei talenti, che sarebbe un po' come sostituire il logo Resto al Sud con Ritorno al Sud in qualche modo, mi pare che siano stati fatti passi in avanti, ecco, a che punto siamo? Ma il lavoro, diciamo, è
è in corso su vari tavoli, diciamo, nel senso che sono state diverse nell'ambito di questa nuova politica strutturale che è stata disegnata nel piano sud e che quindi è destinata alle aree interne. Abbiamo varie piste di intervento, si lavora appunto sul potenziamento, il consolidamento e il potenziamento della strategia intesa come intervento con il metodo di cui ho detto, e poi ci sono altre linee che riguardano il supporto alle imprese artigiane e commerciali, di cui un provvedimento è stato varato nella seconda metà di dicembre, che prevede degli interventi di ristoro alle piccole attività commerciali in 3.100 comuni delle aree interne. È in corso di realizzazione, il progetto sono 210 milioni di euro. C'è il tema dell'intervento sulla formazione e sulle competenze con questo progetto che va avanti, è stato emanato dal MIUR in accordo con il Ministero della Scuola e dell'Istruzione, in accordo con il Ministro della Coesione Territoriale, un bando per selezionare, diciamo, per finanziare borse di studio nell'ambito di dottorati che abbiano ad oggetto le aree interne. Da questo punto di vista, l'obiettivo è stimolare questa terza missione dell'università, no? Insieme all'attività e alla missione della ricerca e dell'insegnamento, la missione appunto di provare a radicare le attività di ricerca e di innalzamento delle competenze dei giovani che vanno all'università, connettendole alle potenzialità inespresse del territorio, per consentire appunto un trasferimento fra il settore della formazione e della ricerca e i settori produttivi. Questa è una cosa che è già stata fatta, ci sono tante università che stanno lavorando, hanno raccolto molti progetti e si entra nella fase esecutiva. C'è anche un progetto interessante che riguarda delle borse comunali, che è un progetto che appunto deve essere sviluppato, e cioè prevedere che i giovani che frequentano dei corsi post laurea nelle università possano avvalersi diciamo, della possibilità di approfondire le loro conoscenze utilizzando queste borse che pagano una esperienza all'interno dell'amministrazione comunale. Questo è un punto, secondo me, importante e si sta andando avanti. Però permettetemi, per chiudere, non vorrei essere lungo, toccare due punti anche del dibattito che c'è stato, anzi tre molto velocemente, perché si diceva, Nico, ci dicevi di una domanda che chiedeva di superare la pregiudiziale ambientalista. Io da questo punto di vista, essendo anche in questo luogo, su questa domanda richiamerei, insomma, con tutto il rispetto, Papa Francesco, che insomma ci ha ricordato in una bellissima enciclica che appunto l'ecologia deve diventare un nuovo paradigma di giustizia, perché la natura non può essere considerata una mera cornice della vita umana. Quindi, insomma, noi dobbiamo fare tutte le infrastrutture necessarie per sviluppare lo sviluppo economico, ma il vincolo appunto è il rispetto della natura e quindi il rispetto dell'ambiente, o come si dice tecnicamente, ho usato le parole del Papa, ma molto tecnicamente, come si dice e come ha già detto Luca, rispettando questo paradigma della sostenibilità, perché la sostenibilità ambientale degli interventi assicura anche la giustizia sociale. Ma l'altro punto su cui mi volevo intrattenere è questo dei livelli intermedi. L'abolizione delle province, diciamo, mi pare il vescovo Sì, Cefalù. abruzzese, Cefalù. Sì, il tema degli enti intermedi. E qua c'è una riforma che è rimasta un po' a metà. Io non mi posso esprimere su questo tema specifico, però quello che ho visto con le aree interne è che è evidente, l'ha ripetuto anche Luca Bianchi, è evidente che noi abbiamo bisogno di potenziare le unità. I nuclei, le cellule dell'ordinamento, che sono i comuni. I comuni vanno potenziati perché i sindaci sono le persone più vicine ai cittadini ed esprimono, come dire, il massimo di questa nuova politica orientata ai bisogni e quindi ci fa capire dove intervenire, tenendo conto, e cito ancora una volta Papa Francesco, anche di quegli
elementi che magari sono considerati scarti, ma che invece possono diventare un punto di forza anche di queste società. Penso appunto all'intervento che si deve fare di potenziamento dei servizi sociali per le fragilità, ma anche ad una, come dire, un rapporto più positivo e diciamo più inclusivo rispetto ai tanti stranieri che sono venuti in Italia. E c'è un tema però di potenziare loro, ma potenziare delle strutture intermedie che assicurino dei servizi che non possono essere assicurate a livello territoriale. L'ha già detto Luca Bianchi, alcune cose già si fanno, c'è l'esperienza delle CUC, le centrali uniche di committenza, per concentrare in alcuni uffici alcune competenze che possono essere messe a disposizione di tutti, ma tante funzioni possono essere gestite con un livello intermedio. La funzione di accertamento, la funzione di riscossione, i servizi sociali già si gestiscono attraverso delle autorità d'ambito. Gli strumenti sono tanti, le province è un punto su cui bisogna intervenire, soprattutto per la competenza sulle strade e sulle scuole, sugli edifici in particolare, però ci sono anche altri strumenti come l'Unione. Infine, come l'Unione di Comuni. Infine, e veramente finisco ringraziandovi per l'opportunità di questa discussione, è una domanda che a un certo punto parlava di ma se nell'ambito di un accordo di programma della SNAI, così chiudo ritornando alla materia di mia competenza. C'è qualche cosa che non va sul tema, appunto, qualche progetto che non cammina, qualche nodo, qualche collo di bottiglia? Che cosa possiamo fare con la comunità? Che cosa può fare? È bello questa idea di lavorare sulla comunità e sulle istituzioni, appunto, per un rinnovamento e per un cambiamento. Ecco, noi avevamo in pista un progetto che è in Irpinia, soprattutto conosciuto, ma è conosciuto anche in altre parti, dico Irpinia perché abbiamo partito anche da alcune sollecitazioni che sono venute da quel territorio. Stiamo costruendo, stavamo costruendo, e comunque e questo è uno dei lasciti che il ministro Provenzano consegnerà al nuovo governo. Una rete civica di giovani facilitatori delle aree interne. Noi abbiamo visto che in questi anni sono fiorite in tutta Italia associazioni importanti di giovani impegnati che vogliono lavorare sul tema della formazione, della competenza, vogliono lavorare sul tema della montagna, del turismo sostenibile, dell'ambiente. E noi abbiamo deciso di metterli insieme, abbiamo preso l'iniziativa che ha avuto molto successo. Volevamo presentare questa iniziativa al ministro prima che la crisi ci sorprendesse. Sarà poi presentata magari al nuovo governo. E questa rete che si sta costituendo di circa 160 associazioni ha questo proprio questa funzione, ha la funzione di essere, come dire, punti di facilitatori, ma punti di riferimento, cioè soggetti che possano segnalare anche questi blocchi a livello amministrativo, perché questi blocchi possono essere discussi, possono essere passati a chi di competenza nelle amministrazioni per eventuali provvedimenti anche di sollecito, ma soprattutto perché appunto questi temi possano essere socializzati e possano essere oggetto di un confronto capace di mobilitare anche i cittadini sul raggiungimento degli obiettivi attesi della strategia. Noi abbiamo detto non si fanno progetti, sono d'accordo che il problema non è rivendicare soldi, non si fanno progetti tanto perché si devono fare progetti, si fanno progetti perché si hanno degli obiettivi di miglioramento. Noi vorremmo con la strategia che la comunità, la cittadinanza fosse attenta sul perseguimento di questi risultati e se succede qualche cosa, qualche intoppo, possa essere vigile e attiva per segnalare, per discutere, per insieme ai sindaci, agli amministratori, superare questi problemi. Vi ringrazio. Grazie, grazie a lei. Bianchi, siamo proprio sommersi, le ultime chat, tutte nella direzione delle infrastrutture. È impossibile muoversi, impossibile raggiungere, impossibile dialogare, impossibile mettersi in contatto attraverso le autostrade digitali. Resta questo il cuore e il nodo irrisolto per la questione meridionale relativamente allo sviluppo e all'economia. Ma ovviamente è difficile identificare in un solo tema, però senz'altro con riferimento a queste aree
il tema della connessione materiale, ma direi probabilmente ancora più importante immateriale, soprattutto per i giovani, è un tema fondamentale. Dicevo, io non sono un rivendicazionista, però credo che veramente non essere riusciti nel corso degli ultimi anni a completare il piano di infrastrutturazione banda larga e non aver identificato chiaramente come area prioritaria di intervento proprio le aree interne dove ovviamente ci spiegano che per fare interventi infrastrutturali, strade, ferrovie servono tanti anni. A maggior ragione va accelerato il processo di completamento dell'infrastrutturazione immateriale. Questa, diciamo, della gestione della banda larga, ora non voglio entrare nei dettagli, però nell'attuazione della strategia per la banda larga è veramente, diciamo, sono ritardi inaccettabili perché, appunto, è inutile che parliamo di smart working, di south working, di trattenere sul territorio i giovani se almeno non gli offriamo un collegamento immediato. Io so che ci sono anche progetti che richiederebbero tempi di attuazione molto più brevi, quello di cominciare il processo di connessione delle aree interne partendo dai sistemi satellitari, cioè non necessariamente soltanto con la banda larga, ma intanto completare il collegamento attraverso un meccanismo satellitare e wifi. Cioè questo è un tema fondamentale, quindi senz'altro perché soprattutto per le nuove generazioni, ma non soltanto, rappresenta un elemento di connessione fondamentale. Detto questo, ovviamente io metto insieme ovviamente sempre al centro il tema dei servizi, ma credo che quello, insomma, quello che è emerso dall'intervento di Monsignor Accrocca, secondo me è il tema centrale, cioè noi abbiamo un straordinario obiettivo di superare i personalismi e ricostruire la comunità. In questo senso è anche il richiamo che io faccio alle pubbliche amministrazioni, alle azioni come quella che fa Francesco Monaco sulle aree interne. Cioè dobbiamo far sì che la comunità delle politiche pubbliche non si esaurisca a un meccanismo di rapporto tra bando, tra diciamo, dirigenti comunali e chi partecipa. Cioè dobbiamo assolutamente coinvolgere le comunità locali e in particolare tutte le associazioni, il terzo settore, come parte attiva nell'attuazione e nella gestione delle politiche territoriali. Perché esiste nel Mezzogiorno un patrimonio di associazionismo, che è senz'altro quello che voi rappresentate di associazionismo cattolico, ma non solo quello, che è veramente è uno dei collanti ancora maggiori che esistono. E su questo bisogna investire anche con risorse e con diciamo, l'affidamento al terzo settore di servizi da erogare sul territorio. Cioè non tutto può essere gestito dal pubblico direttamente, non tutto può essere gestito soltanto dai comuni. Dobbiamo trovare formule di sinergie tra pubblico e terzo settore, perché così si può creare buona occupazione, perché tutta quella carenza di servizi pubblici che qui vi riferivo prima, per l'infanzia, per gli anziani, pensate all'offerta di strutture residenziali per anziani, che nel sud è 10 volte inferiore a quello del centro-nord, può essere realizzato anche e soprattutto attraverso il contributo del mondo cooperativo e della cooperazione sociale. E può essere anche il modo non soltanto per offrire un servizio, ma anche per offrire concrete opportunità di occupazione per i giovani di quel territorio. Quindi su questo credo che la comunità può svolgere un ruolo fondamentale e anche la pubblica amministrazione si deve aprire quanto più possibile diciamo, nelle sue relazioni con il mondo dell'associazionismo territoriale. Grazie, grazie veramente Bianchi. Arcivescovo, si è parlato dell'associazionismo
in realtà il forum nasce in maniera laica e quindi l'associazionismo è molto più diciamo vasto, quello che interagisce con questa esperienza rispetto al semplice e solo associazionismo cattolico. Lei intanto che cosa pensa di queste sollecitazioni anche delle chat, indipendentemente da questo che le ho chiesto? Ma mi fa piacere intervenire perché riguardo alla sollecitazione ultima delle infrastrutture, che è un problema perché io ieri sera ho fatto la Telesina con tre cantieri e è uno strazio e la faccio spesso, questi cantieri che non finiscono mai, questi semafori che durano 10 minuti l'uno tante volte, è un problema. Allora io credo, sulla questione delle infrastrutture, velocissimo, che bisognerebbe invertire la prospettiva. Molte volte, anche per i servizi, la fibra, questo lo dicemmo già con i vescovi della metropolia quando incontrammo il presidente Mattarella, cioè invertire la prospettiva partendo dalle periferie verso il centro, perché il centro, la grossa metropoli, il centro urbano ha una forza di attrazione che se parte dall'estremità esterna al centro arriva, ma se si parte dal centro molte volte ci si blocca a metà, mi spiego. La banda larga non può lasciare mica fuori Napoli, è chiaro, a Napoli ci arriva, ma se parte da Napoli verso i paesini dell'entroterra, in tanti paesi non arriva. Se parte da fuori, è chiaro che a Napoli, ma anche a Benevento ci arriva. Ma non è vero il contrario. La Fortorina, se fosse partita da San Bartolomeo in Galdo verso Benevento, a Benevento sarebbe arrivata sicuramente, non poteva lasciarlo fuori. Ma è partita da Benevento verso San Bartolomeo e adesso è ferma a San Marco nella speranza che fra 20 anni arrivi dove deve arrivare. Ecco, invertire la prospettiva dalle periferie verso i centri, e questo credo sia compito, anche se l'aspetto comunitario è compito nostro, diciamo nelle piccole realtà locali, crescere nel tessuto comunitario, questa è un'inversione che credo deve partire dal centro. Io non sento più niente. Non sentiamo. Gabriele? Sì, adesso la sentiamo, adesso sì. Ok. Sì, no, Allora. grazie Nico. Intanto io credo che Sua Eccellenza abbia colto il punto, cioè lui dice in sostanza ripartiamo dalle persone, rimettiamo al centro le persone e ripartiamo dalle periferie. Rispetto alle cose che diceva il dottor Monaco, non nel suo ultimo intervento, ma nell'intervento precedente, quindi rispetto alla questione della gestione dell'ordinario, lui dice ripartiamo dall'ordinario. Con grande rispetto provo a fare due obiezioni. Intanto i comuni non vivono di finanza propria. Secondo aspetto, spesso e volentieri non sono dotati di un personale molto ampio, e sono dotati di un personale prossimo alla pensione e con scarse capacità digitali e informatiche. Questo chiaramente compromette la gestione dell'ordinario. Secondo me si parte anche per quanto riguarda la clausola dal 34 al 50, si parte anche da un pregiudizio verso il sud, cioè si pone in dubbio l'alzamento di questa soglia nella convinzione che non ci sia capacità di spesa. Questo è tutto da vedere ed è una partita da giocare per quanto mi riguarda. Poi c'è una questione che riguarda le università. Se non c'è residenzialità universitaria, se non ci sono i servizi, se non ci sono i trasporti, è difficile che le realtà universitarie del Sud risultino attrattive. E poi c'è una riforma di fondo da fare, a mio avviso, che riguarda i fondi di finanziamento ordinario, cioè quei fondi che il Ministero dell'Università e della Ricerca trasferisce alle università. E nella ripartizione dei fondi, l'80% della somma è data dalla spesa storica.
che è una concezione assurda, perché chi era piccolo resterà piccolo, chi era grande resterà grande, anzi diventerà ancora più grande. E quindi la disparità e il, come dire, il distacco, il gap non lo recupereremo mai. Bisognerà partire, per quanto riguarda l'università, da una riforma del fondo di finanziamento ordinario, che guardi anche ad una revisione dei criteri, dei punti di premialità, perché se nei punti di premialità ci sono i servizi, è chiaro che un'università collocata in una città del centro-nord rischia di avere un punteggio più alto rispetto ad una cittadella universitaria del centro-sud. E soprattutto bisognerà garantire residenzialità universitaria, servizi, trasporti, perché poi l'offerta formativa si può sempre strutturare meglio. Ma se di base non c'è il servizio, non c'è il trasporto, non c'è la residenzialità universitaria, ergo non c'è attrattività, il giovane del sud preferisce andare a studiare altrove. Non do la parola ulteriormente a Monaco e a Bianchi, No, anche una parola sola. Monaco la vuole dire, però emblematicamente il significato era quello che i giovani devono riuscire ad avere a volte anche l'ultima parola. Ok, Monaco. Ma solo per ricordare due cose, come ultime parole restano quelle di Gabriele. Ah, io approfitto, una delle ultime chat diceva come si può partecipare alla rete dei giovani facilitatori. Ecco, può approfittare di questa finestra per poterlo dire. Le ultime parole restano quelle di Gabriele. Ricordo due cose, che nell'ambito della legge di stabilità è stato avviato un piano che si chiama Piano di Rigenerazione Amministrativa, che prevede l'inserimento nelle amministrazioni che si occupano di politiche di coesione di 10.000 giovani nei prossimi anni. Questo piano è partito con la legge di stabilità, 2.800 giovani entreranno subito con contratto a tempo determinato. E poi sperando che cambi anche un po' modifichi un po' il quadro della finanza locale con un inserimento permanente. Quindi questa è una buona notizia per rafforzare quelle fragilità che indicava Gabriele a livello territoriale, locale dei comuni. L'altra cosa sulle infrastrutture è evidente, qui è la grande dimenticata, è questa perequazione infrastrutturale. Che è contenuto in Costituzione, che è contenuto in una legge di riordino anche della fiscalità locale, che non è stata, ahimè, mai attuata, e quella è fondamentale per fare questo tipo di operazione. Tutti siamo naturalmente, aspettiamo che questa perequazione infrastrutturale fra i territori si faccia, dal mio punto di vista, nel rispetto ovviamente sempre della sostenibilità ambientale. E infine, per entrare nella rete è abbastanza semplice, nel senso che sui social, in Facebook c'era una chiamata che è la comunità della strategia alle aree interne. È molto semplice, potete andare a digitare su Facebook Comunità Nazionale Strategia Aree Interne. C'è questa chiamata e ci sono dei numeri da contattare, delle mail in cui inviare un breve profilo dicendo chi è e di far parte della rete. Comunque sia, non è una rete chiusa, è una rete aperta, è una rete che si può connettere con la rete anche dei vescovi, e quindi mi farà piacere se poi questa esperienza possa essere condivisa e ci possa essere un giorno anche un confronto fra questa re costituente rete e questa rete che è già attiva dei vescovi. Quindi sicuramente è uno strumento che è a disposizione per rafforzare appunto questo senso di comunità che tutti abbiamo invocato. Grazie. Grazie di cuore, Monaco, Bianchi, Gabriele, Monsignor Accrocca. Io sono convinto che, ha parlato di rete Monaco adesso, che questa esperienza del forum può rappresentare un incubatore di reciprocità. Sono delle cose che vengono spesso messe tra parentesi, ma poi alla fine diventano centrali, valori come appunto reciprocità. E poi non tuffarsi, recovery è diventata una tentazione, no? Sicuramente, però non tuffarsi tanto sulla quantità ma sulla qualità. Questo va anche ai partecipanti al forum, ai quali dico che il sito Fare rimane attivo e quindi alcune domande inevase attraverso diciamo, il nostro confronto di questa mattina potrebbero essere comunque oggetto di interventi che suggeriremo e solleciteremo anche ai nostri amici se intenderanno, visto che la rete può diventare
una filiera del dialogo, come dicevo all'inizio. Io concluderei però, si parlava di campanili, lo ha detto Monaco, lo ha ripetuto Bianchi, il Vescovo. Certo, campanilismo significa ancora oggi difendere qualcosa di se stessi e soprattutto del proprio territorio, quando invece campanile significa alzarsi in cima e guardare cosa succede sul serio intorno. È un po' quello che il Sud ha rappresentato, le aree interne. Quando la speranza magari si è tradotta quasi sempre, a proposito di assistenzialismo, sono arrivate tante chat anche su questo tema, significava quasi un ottimismo passivo. E invece la speranza è qualcosa di più grosso, è un lavoro di gruppo. Non basta lavorare, sperare di lavorare, ma lavorare un po' più per sperare. Ecco, questo credo che sia una sorta di monito che ci viene dato proprio dall'atteggiamento a volte autolesionista delle aree interne. Grazie di nuovo veramente di cuore. Il prossimo webinar è il 15 febbraio con le stesse modalità. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci, buon lavoro.